Ti troverò! Giocate lì dentro, vero? La mente mi gioca brutti scherzi. Proprio quello che mi serviva. Sei nel condotto? Le direttive erano chiare, non dovevate atterrare. Te l'ho già detto, non abbiamo ricevuto il tuo messaggio. Avevamo capito che avresti... Ehi! Identificati. Ripley, dalla Torres. Rilassati, Riccardo. Che diavolo succede qui, ufficiale? Dov'è finita la sicurezza? È qui davanti a te. Ho visto la creatura. Cos'è? Non lo so. È un omaggio portato qui da Marlowe, il capitano della Nesidora. La nave che ha trovato la scatola nera ha anche... C'è un posto sicuro su questa stazione. Quelle creature se ne vanno in giro e i sintetici della Sixon non sono amichevoli. Androidi di merda. Ripley. A Taylor servono cure. Il centro medico è bloccato. Non possiamo portarla lì. C'è un'unità di supporto vitale al quartier generale. Andiamo allora.
Ci serve una navetta per andare al QG, ma è fuori uso. La sala controllo navetta è di sopra. Samuels dice che sei un ingegnere. Vai a renderti utile, visto che hai rovinato la trappola. Sì, giusto. Ne parliamo dopo, Waits. Tu pensa a loro mentre non ci sono, chiaro? Sintonizza il suo trasmettitore, Riccardo, così restiamo in contatto. Tutto bene, Ripley? Stupendo. Dobbiamo davvero fare in fretta. Taylor. Non preoccuparti, la tireremo fuori da qui. Qualcuno l'ha staccato. Non è uno dei miei. Essere qui.
arrivate, stiamo aspettando te. Saliteci, ho avuto dei problemi e ci metterò un po' a tornare. Vi aspettiamo. Taylor non può, salirò sulla prossima. Come vuoi. Sinclair, abbiamo bisogno di scorte. Prendete quello che potete, da chi volete. Ho trovato un'area negli alloggi. Possiamo metterci lì dentro e aspettare i soccorsi. Ho fatto chiudere i condotti e staccare gli ascensori, così saremo inattaccabili. Non c'è spazio per altre persone nel rifugio, ma possiamo crearne un po' per cibo, farmaci, acqua e armi. Se vogliamo sopravvivere a tutto questo, non c'è tempo per la pietà.
andandocene, abbiamo sentito delle voci. Sta attenta. Andiamo a cercare Sinclair, non dobbiamo dividerci. È più sicuro se siamo di più. Non ne sono nemmeno più così certo. Quella cosa è inarrestabile. Datemi un segnale chiaro. Mi fermerò qui lo stronzo. Ripley, siamo nel dipartimento dell'ufficiale. Alla fine delle scale vai a destra, non puoi sbagliare. Niente comitato di benvenuto? Vieni qui e basta, passo e chiudo. Stiamo calmi. Siamo al sicuro ora. Wade ha un piano. Un piano? Davvero? I suoi piani del cazzo non hanno funzionato molto finora. Forse qui
qui saremo al sicuro. Per ora almeno. Ci hai pensato tu? Hai fatto funzionare le navette? Bel lavoro. Come sta, Taylor? Stabile. Tornerà in forze molto presto. Samuels è con lei ora. Ok. Sei riuscita a far funzionare la navetta, quindi siamo pari. Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa. Senti, ho da fare. Ho Marlowe in cella, il farabutto che era in possesso della tua scatola nera. Dov'è la nave di Marlowe, la Nesidora? È in un'orbita di parcheggio intorno al gigante gassoso. Quel figlio di puttana non vuole darci i codici di comando per avvicinarla qui automaticamente. Magari puoi provare tu a convincere quel bastardo inutile. Va a parlare con lui. Marlo? Chi mi cerca? Mi chiamo Ripley, sono con la compagnia. E sei qui per quella scatola vuota. Siete proprio astuti, devo dirlo. Sono qui per motivi personali. Mia madre era sul Nostromo quando è sparito 15 anni fa. Davvero? Cazzo. Beh. Cazzo. Non abbiamo trovato la sua nave, Ripley. Solo la scatola nera. Ma sono certa che abbiate trovato dell'altro. Che è successo là fuori? Devo andarmene da qui, Ripley. Magari possiamo accordarci. Intanto parla. Voglio sapere tutto. Controllo trasmissione, mi ricevi, Luis? Non molto chiaro, Marlo, ma va bene. Facciamo piano. Voglio arrivarci tutta intera. Se vuoi qualcosa di intero, Foster, ho qui quello che fa per te. Mi servirà un microscopio per provarlo, Heist. Ok, piantatela. Concentratevi sul motivo per cui siamo qui. Non voglio errori. Eccoti qui. Foster, Mix, tenete gli occhi aperti. Il segnale qui è più forte. Pensi che siamo a una svolta. Vedete che
sessioni di recupero del cazzo. Ne so quanto te. E poi pensavo che questo fosse il tuo lavoro. Tu non pensi mai al futuro. Mi preoccupo più di quello che mi offre il presente. Un'occhiata qui intorno, magari c'è un punto debole. Aspettate qui. Serve una mano. Heist, qui, aiutami a salire. Ho trovato un passaggio, lo controllo. Se non dovessi tornare, allora aspetterete di più. C'è mancato poco, però non riuscirò a percorrere lo stesso tragitto per tornare indietro. Cerca di stare attento, mi hai sentito? Ho trovato una fessura nella roccia. State pronti, la farò esplodere. Andiamo. Seguitemi. Heist, qui, aiutami a salire.